Cari amici e Cari care amiche, amiche, buonasera. buonasera. Incominciamo stasera le catechesi di Avvento, del tempo di Avvento che è iniziato ieri, prima domenica di Avvento. La parola Avvento, dal latino adventus, composta da due parole, due termini, adventus, significa venuta. Ventus viene dal verbo venire. Venire a noi. Chi è che viene? Ecco il nome di Dio, colui che viene incontro a noi, ad nos. Il nostro Dio è il Dio che viene e ci chiama ad andargli incontro. La più antica invocazione, la più antica preghiera dei cristiani che si addice in questo tempo di Avvento è Maranatà, una parola ebraica che vuol dire, come sapete, vieni Signore. È un'invocazione, è un desiderio, è una preghiera. Vieni Signore, vieni, abbiamo bisogno di te, tu ci sei necessario. Se tu non vieni, noi siamo perduti. Questo venire di Dio è frequente nella preghiera, nella liturgia. Perfino in quella preghiera così semplice, quotidiana, la preghiera che il Signore ci ha insegnato, del Padre nostro, noi diciamo: venga, Padre, venga il tuo regno. E ogni volta nella messa, più volte, noi diciamo: nell'attesa della tua venuta, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Dunque c'è uno che viene. Il nostro Dio è un Dio che viene. Il verbo venire indica movimento, indica cammino, indica dinamismo. Se noi lo invochiamo, gli diciamo vieni, e beh, questo allora anzitutto significa che noi non lo possediamo, non lo abbiamo, perché se uno invoca, se uno chiama, vieni, vuol dire che noi non lo possediamo, ma lo cerchiamo, lo desideriamo. Siamo già entrati con queste tre parole nello spirito dell'Avvento. Invocazione, vieni, ricerca di Dio, il tuo volto, Signore, io cerco, mostrami il tuo volto. E desiderio. Il desiderio di Dio. Ecco le caratteristiche dell'Avvento. Se invochiamo Signore, vieni, perché abbiamo sempre la tentazione di possedere Dio, di farci sempre un Dio a nostra immagine e somiglianza, ma Dio non si possiede. Dio lo si cerca, Dio lo si invoca, Dio lo si desidera. Il nostro Dio, dicevano gli antichi padri, è Deus absconditus, è un Dio nascosto, è un Dio imprevedibile. Com'è possibile possedere Dio? Forse che Dio sia una cosa di cui noi possiamo disporre? Si può possedere Dio, si può dire io ce l'ho, è mio. Non è possibile. Anche una persona umana, anche un essere umano, bisogna sempre attenderlo. Anche nella comunione più intima, per esempio quello tra due che si amano, tra i due sposi o due che si vogliono bene, rimane sempre un elemento di non possesso, di non conoscenza, di attesa. Così, se è questo è per ogni essere umano, figuriamoci per Dio, che è libero, imprevedibile. Dobbiamo attenderlo, non lo possediamo. Proprio nella misura in cui non lo possediamo, egli viene. Possiamo dire quasi una frase per paradosso: il mezzo per avere Dio è proprio non averlo. C'è bisogno di questo perché la nostra società ha relegato Dio tra le cose da usare.
Si vuole disporre di lui come di qualcosa a nostro uso e consumo, ma lui sfugge. Ecco perché ogni anno l'avvento, anche se per noi Dio è già venuto, in Gesù di Nazareth noi crediamo che Dio già è venuto nella storia, ci ha fatto visita, ci ha salvati. E allora perché la Chiesa, madre e maestra, ogni anno vuole questo tempo di invocazione, di ricerca di Dio, di desiderio? Proprio perché corriamo il rischio di possedere Dio, di abituarci a Dio, di fare l'abitudine alle cose di Dio, come si diceva nella mia infanzia, cose di Dio, di fare l'abitudine alle cose di Dio, e invece a Dio non ci si può abituare, non ci si può fare l'abitudine alle cose di Dio. Dunque Egli viene, ma la fede conosce tre venute del Signore. Il verbo venire deve essere coniugato al presente, al passato e al futuro. È venuto, è il passato. Verrà alla fine dei tempi, il futuro. Ma Egli viene oggi. Lo dice molto bene tutto questo il prefazio di avvento, almeno il primo prefazio. Sentite, l'abbiamo sentito già ieri. Al suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica. Il suo primo avvento nella carne, nella storia. Poi il prefazio continua e dice: verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. Vedete, ha usato già due verbi, uno al passato, al suo primo avvento, il Natale, e poi verrà di nuovo nello splendore della gloria. E l'altro prefazio aggiunge il presente. Ora, oggi, egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo. In ogni uomo e in ogni tempo. Dunque, la fede conosce tre venute del Verbo, tre venute del Signore. Il primo avvento, a differenza dei nostri fratelli ebrei, ai quali vogliamo molto bene, sono i nostri fratelli maggiori, noi non aspettiamo che Dio debba ancora venire. Per noi il Signore è già venuto, si è manifestato, è apparso la sua umanità, l'umanità del nostro Dio, si è fatto già conoscere. Nessuno mai ha visto Dio, dice il quarto Vangelo. Gesù, il Figlio, ce lo ha rivelato. Il Verbo si è fatto carne. È già venuto, è venuto in Gesù, nato da Maria a Betlemme, quando era procuratore della Giudea, tutta la cornice storica. Importante questa cornice storica. La nostra fede è una fede storica. Non si fonda su una favola, su un mito, su una leggenda. Come quella catechista di tanti anni fa che io sorpresi nel dire ai bambini: c'era una volta Gesù. C'era una volta Gesù. Ma che c'era una volta Gesù? C'era una volta Cappuccetto Rosso. C'era una volta Babbo Natale. Ma con Gesù non possiamo dire c'era una volta. Gesù è il volto di Dio che è venuto nella storia, in carne e ossa, nato da donna a Betlemme. Questa è la prima venuta e difatti noi ci prepariamo alla festa solenne del Natale del Signore, che è la grande memoria di quell'evento, di quel fatto che per noi cristiani è il fatto più importante della storia umana, l'incarnazione di Dio, l'incarnazione del Verbo. Bellissima la frase greca, voi permettete sempre questa incursione nelle lingue originali della fede: kai o logos, sarx e geneto,
e il Verbo si fece carne, si è fatto carne. Ma la fede cristiana coniuga il Verbo venire al futuro, anche al futuro, quando diciamo che Egli verrà di nuovo nello splendore della gloria. Verrà, è la sua seconda venuta, la sua ultima venuta. Qui il Verbo venire è coniugato al futuro. Egli verrà a giudicare i vivi e i morti, il futuro. E noi viviamo tra la prima e l'ultima venuta. Noi stiamo in mezzo. La Chiesa nasce in mezzo, noi siamo in mezzo, tra la prima e l'ultima. Dicevo in una catechesi passata, ricordate quella formula che i teologi hanno inventato, tra l'altro molto bella, noi siamo tra il già e il non ancora. Infine c'è una terza venuta. È venuto, verrà, ma c'è il presente. Sì, egli viene, viene. Il grande San Bernardo in latino dice così: c'è una media adventus, cioè una venuta intermedia, intermedia. Egli viene, il Signore Gesù viene in ogni uomo e in ogni tempo. Egli è già in mezzo a noi. Il regno di Dio è in mezzo a voi, ha detto lui. Gesù è il Dio con noi, è l'Emmanuele, bellissimo nome che in questo tempo di Avvento e Natale vogliamo riscoprire. Il nome più bello di Gesù. Quando qualche coppia mi chiede un consiglio, si sa, quando in una famiglia nasce un bambino bisogna mettere un nome, lasciamo stare quello che succede per accontentare i nonni, oppure si mettono i nomi più esotici, i nomi più stravaganti. Io dico sempre: mettete Emmanuele, Dio con noi, Dio con noi. È presente nella sua parola, nel pane spezzato, è presente nei poveri, è presente nella Chiesa, è presente soprattutto col suo Spirito, lo Spirito Santo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora ecco il tempo di Avvento. Da una parte facciamo memoria della venuta storica del Signore, il primo Natale. Noi crediamo che in Gesù di Nazareth Dio è venuto in mezzo a noi. Non aspettiamo ancora una sua manifestazione. Dice San Giovanni della Croce, grande mistico spagnolo: in Gesù Dio ci ha detto tutto. In Gesù il Figlio Dio ci ha dato tutto. Non abbiamo bisogno più di altra rivelazione. Quella rivelazione che è avvenuta in Gesù, in cui Dio si è manifestato, è la parola greca epifania, poi storpiata in befana, purtroppo, ma bellissima parola greca che significa Dio si è manifestato, Dio si è rivelato. Ecco, noi non aspettiamo, in Gesù Dio già ci ha detto e dato tutto. Allora facciamo memoria di quella prima venuta nella carne, nella storia, ma nello stesso tempo viviamo nell'attesa della sua ultima venuta e infine riconosciamo il Signore presente in mezzo a noi. Stranamente però, se ci fate caso, se ci avete fatto caso, ogni anno l'Avvento, nella sua prima domenica, la liturgia della prima domenica di Avvento, non incomincia dal passato. Ieri non abbiamo sentito il racconto della venuta, la nascita di Gesù, lo sentiremo a Natale, Natale del Signore. Incomincia dalla fine. L'Avvento incomincia dalla fine, dagli ultimi tempi. Quando andavamo a scuola, penso che succeda ancora oggi nelle scuole primarie, quando impariamo i tempi del verbo, abbiamo imparato i tempi del verbo, abbiamo sempre detto presente, passato e futuro. Questo è stato l'ordine, credo che sia ancora così, se non è cambiata la grammatica italiana. Ma
Nella fede si incomincia dal futuro, si incomincia dalla fine, dall'ultima venuta, come abbiamo ascoltato ieri nel Vangelo. La fede cristiana non è solo memoria del passato. C'è chi vorrebbe che noi facessimo solo memoria del passato, che la Chiesa fosse quasi un museo, e noi preti, laici, vescovi fossimo i custodi del passato, della tradizione, del museo. Mi dispiace, il cristianesimo non è solo passato, fosse pure il passato glorioso di Gesù, ma è tensione verso il futuro, attesa. State attenti, attendere. Dividete, dividiamo in due parti la parola, attendere, tendere a. Insomma, l'attesa non vuol dire la sala d'attesa del medico o del dentista o di altri uffici. Siamo lì e aspettiamo il nostro turno, la sala d'attesa. La parola attesa non indica, non evoca la sala d'attesa, ma dice tendere a. Dio, insomma, non è solo il Dio dietro di noi, non è solo il Dio dei nostri padri, ma è il Dio davanti a noi, il Dio che viene a noi dal futuro. Dio è il nostro futuro, non è solo il nostro passato o il nostro presente. E dicevo prima, noi non siamo i custodi di un museo. Se il cristianesimo fosse solo memoria, fosse solo memoria di un passato, noi saremmo dei nostalgici, tradizionalisti, solo custodi di qualcosa che è avvenuto nel passato. No, no. Il cristianesimo ha una dimensione fondamentale, è il futuro. Proteso in avanti, dice Paolo nella lettera ai Filippesi. Io sono proteso in avanti. L'immagine è molto bella, mi piace. Mettiamo anche un po' di sport in questa catechesi, è la figura sportiva che nell'antichità era molto importante. Mi pare che oggi nelle Olimpiadi pure si faccia questo sport, che è il lanciatore del disco. E del disco, in greco era il discobolo. Immaginate, ricordate come fa il lanciatore del disco? Sta con una gamba più indietro, prende la rincorsa e poi si lancia in avanti per gettare il disco. Ecco, questa è l'immagine, penso, molto bella del cristiano, con un piede dietro, cioè nella memoria del passato, ma è proteso e teso verso il futuro. Il Dio che deve venire, il Dio che si dice della promessa, come è bella anche quest'altra immagine di Dio, il Dio della promessa. Se la fede cristiana, cari amici, perdesse questa tensione verso, tendere a, perdesse la dimensione del futuro, se perdesse questo, il cristianesimo si ridurrebbe soltanto a un messaggio morale, a un galateo di buona creanza, a un'etica, a una dottrina. Ma il cristianesimo non è né messaggio, né una morale, né una dottrina. Il cristianesimo è una persona, la persona di Gesù Cristo, la persona vivente di Gesù. Voi sapete che le prime generazioni cristiane sentivano fortemente questa attesa del Signore. Pensavano che il Signore dovesse venire da un momento all'altro, che la sua venuta fosse imminente. Le lettere di Paolo sono molto forti al riguardo, anzi addirittura lui deve intervenire perché deve richiamare alcuni cristiani, specialmente la comunità di Tessalonica, che attendevano spasmodicamente questa venuta del Signore, questa febbre, la febbre del sabato sera una volta si diceva, le comunità primitive avevano questa febbre, questa attesa del Signore che doveva venire da un momento all'altro. E che succedeva? Che proprio per attendere il Signore che ormai sarebbe venuto da un momento all'altro non lavoravano, erano pigri,
disimpegnati. E Paolo deve intervenire, deve dire: chi non vuol lavorare neppure mangi. Ecco, un'espressione simpatica di Paolo. Chi è pigro, chi è disimpegnato neppure mangi. Il Nuovo Testamento, i Vangeli, le lettere di Paolo, l'Apocalisse sono pieni di questa attesa del Signore. Togliete questa attesa del Signore dai testi del Nuovo Testamento e beh, che rimane? Che cosa rimane? L'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, bellissimo anche se difficile nell'interpretazione, l'ultimo libro della Bibbia. La Bibbia si chiude con questo grido: lo Spirito e la Sposa dicono vieni, vieni, Maranatà. È la preghiera e l'invocazione più antica dei cristiani. Perciò in Avvento noi ascoltiamo ogni giorno per tutto il tempo di Avvento, noi ascoltiamo le pagine degli antichi profeti, le antiche profezie, soprattutto di Isaia, il grande Isaia. I profeti, tra l'altro, lo diciamo perché questo ci riguarda oggi, sono nati in Israele in tempi di crisi, quando il popolo è in profonda crisi, o perché sta in esilio, sta in esperienza di deportazione, quando Israele non c'ha più niente, la sua speranza è crollata. In Israele i profeti nascono in questo tempo di crisi, sono i grandi educatori del popolo in tempi di crisi, soprattutto il VI secolo avanti Cristo. L'Avvento è il tempo dei profeti, le loro profezie sono tutte al futuro. Il tempo dei verbi dei profeti è solo il futuro. Tra un minuto leggerò qualche brano di Isaia. È sbagliato pensare ai profeti come quelli che predicono il futuro, non sono maghi, non sono indovini. Nella quarta preghiera eucaristica, molto bella, si dice: molte volte tuo Padre hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Ecco cosa fanno i profeti: insegnano al popolo a sperare nella salvezza. Tutto l'Antico Testamento è attraversato da questo motivo conduttore, questo filo rosso, il leitmotiv, quello di non rassegnarsi ma di tendere al futuro, di sperare nella venuta del Messia. Sentite alcuni brani, soprattutto di Isaia, che sentiremo proprio in questi giorni di Avvento, solo qualcosa. Ricordate il famoso brano in cui Isaia dice al popolo: spera nel futuro, in un futuro che verrà, e in questo futuro, sentite, il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. E così di seguito. O ancora, quando in un altro brano Isaia dice con molta forza: il Signore degli eserciti preparerà su questo mondo un banchetto di grasse vivante, eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. E così di seguito potremo vedere tutti i brani di Isaia, fino all'ultimo, quello che prelude alla venuta del Messia, quando al re Acaz, scettico, politicante, Isaia dice: tu non vuoi chiedere un segno al Signore? Ebbene, sarà il Signore stesso a darti un segno. E qual è questo segno? La Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Ecco questa tensione verso il futuro. Immaginiamo quale effetto queste parole di Isaia e dei profeti: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, dimoreranno insieme, non ci saranno più guerre, gli strumenti di guerra, le spade
i grandi strumenti di guerra saranno trasformati in strumenti agricoli per zappare la terra. Immaginiamo soltanto quale effetto potevano avere queste parole profetiche su quelli che facevano l'esperienza dell'esilio, del dominio dei potenti, del trionfo dell'ingiustizia. E nel caso delle prime generazioni cristiane, ne parla l'Apocalisse, le persecuzioni delle prime comunità cristiane con l'impero romano che dominava e perseguitava. Di fronte a queste situazioni i profeti dicono: il Messia verrà, il Signore verrà e farà giustizia. Potrebbe essere anche noi oggi, forse se oggi una voce profetica, se venisse Isaia, direbbe nel nostro tempo: verrà il vaccino, la pandemia finirà. Ecco, questa attenzione e questa speranza verso il futuro. In tutto questo c'è una visione della storia, la visione biblica, la visione cristiana della storia, che è diversa dalla concezione della storia dei greci, dell'antica Grecia, da cui noi proveniamo, da cui noi discendiamo. Vorrei fermarmi un minuto sulle due concezioni della storia, la concezione antica, la concezione greca e la concezione biblica, la concezione della fede giudeo-cristiana. L'antica concezione greca della storia è una concezione di una storia ciclica. Che significa ciclica? Ritorna sempre su se stessa. C'è l'epoca d'oro, poi l'epoca d'argento, l'epoca del bronzo e poi dopo si ritorna di nuovo sull'epoca d'oro, così. E la storia va avanti per eterni cicli. Ecco, tutto ricomincia da capo. Il modello di questa visione greca, antica della storia è Ulisse. Ulisse. Ulisse deve tornare ad Itaca. Itaca è la sua patria, è il suo passato, quindi il futuro per Ulisse è il suo passato, è un ritorno, un eterno ritorno. Capite che questa concezione greca di cui noi siamo eredi, dal punto di vista culturale, storico, è una concezione terribile perché favorisce una mentalità fatalista. Il fatalismo, il destino. Quante volte nelle nostre nonne, nei nostri antichi, ma ancora oggi si sente: è destino, è destinato, così doveva essere e così sarà, così è stato e così sempre sarà. Il destino, il fato, il destino. Invece la concezione biblica della storia è diversa, totalmente diversa. Non è una visione ciclica di eterno ritorno, ma è una concezione lineare, lineare e tensione verso il futuro, verso una meta. Il modello di questa concezione è Abramo. Voglio leggervi proprio questa riflessione di quest'autore. Dice così: la visione ciclica, quella greca, che è una concezione pessimistica del tempo, fatalistica, è rappresentata dalla vicenda di Ulisse, descritta nel poema L'Odissea. Lasciata all'isola di Itaca, di cui era re, Ulisse partecipa alla guerra contro Troia e alla fine, con una navigazione tempestosa, ritorna all'isola da cui era partito, da Itaca ad Itaca. Ecco, un cammino circolare, un eterno ritorno, una visione cupa, pessimistica. Un autore fa una battuta terribile. L'anno solare, una serie di 365 delusioni. Invece la visione biblica della storia, del tempo, è una visione lineare e può essere raffigurata da Abramo, che su invito del Signore deve lasciare la sua terra. Vattene, esci dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Il cammino di Abramo
è un cammino aperto al futuro e verso il futuro. Ecco, Ulisse e Abramo sono i modelli di due contrapposte concezioni della storia e della vita. Quella pagana, per la quale ogni istante della vita è un passo verso la morte, e quella biblica, che invece è apertura verso il futuro. Scusate questa incursione un po' culturale, ma è bene che la fede, la nostra fede, sia una fede pensata, una fede che riflette anche sulle cose. La fede biblica, la concezione biblica della storia, del tempo, è una concezione di speranza. Questo non vuol dire di progresso, perché puoi andare avanti e puoi tornare anche indietro, nell'alternarsi di ore buie, come la nostra che stiamo vivendo, e di ore più luminose. Così passa la storia e il tempo. Fermiamoci allora ancora una volta sul futuro. Oggi c'è una crisi di futuro. Questo è un dato di fatto. C'è una crisi di speranza. E il futuro è avvertito oggi da noi più come una minaccia che come un desiderio. Si guarda al futuro più con paura che con gioia. È oggetto più di paura che di desiderio. Si è offuscata in queste generazioni la certezza che la storia abbia una direzione, che vada verso una direzione. La cultura del nulla che stiamo respirando ci dice che noi veniamo dal nulla e andiamo verso il nulla. La storia non ha una direzione. La storia non ha un obiettivo, non ha una meta. Questa è la concezione di oggi. Siamo forse, io dico sempre, forse la nostra è la prima generazione della storia che vede il futuro più come una minaccia che come una risorsa, come una promessa. I nostri padri, anche quelli recenti, dopo l'ultima guerra che distruggeva tutto, i nostri padri hanno ricostruito, sono andati avanti, anche tra grandi sacrifici, perché erano sicuri, erano certi che il futuro dei loro figli sarebbe stato migliore del loro presente. Era questa fiducia che li animava. Oggi è questa fiducia nel futuro che sta venendo meno. Crisi della speranza. Siamo appiattiti sull'oggi, sul presente. È il presente quello che conta. Carpe diem, dicevano gli antichi. Cogli l'attimo presente. Del domani non c'è certezza. Quanto è bella giovinezza, del domani non c'è certezza. Tutto è adesso. Adesso. Voi sapete che io sono un po' un cultore del linguaggio, delle parole, sto attento ai cambiamenti nell'uso delle parole. Questa parola, la parola adesso, certamente è una delle parole chiave del nostro tempo. Qualche anno fa, non so se ricordate, attenzione sempre agli spot, soprattutto televisivi, pubblicitari, quelli sono molto importanti, fanno cultura, plagiano una mentalità. La TIM, la società dei telefoni, ci fece una testa così nella pubblicità dicendo sempre life is now, la vita è adesso, la parola chiave è adesso, per cui adesso voglio i miei risultati, adesso voglio vedere e toccare con mano i frutti del mio lavoro, dei miei sacrifici. Adesso voglio essere gratificato. Bauman, un sociologo che è andato molto per la maggiore fino ai nostri tempi, parla della società nostra come società della gratificazione istantanea. Cioè che significa? Significa che io voglio adesso la mia gratificazione. Non voglio aspettare un futuro, non voglio aspettare l'aldilà. Adesso io voglio le mie soddisfazioni, voglio gli applausi, li voglio adesso. Niente deve durare.
la cultura del provvisorio. Quanto durano le scarpe che abbiamo ai piedi? Quanto dura un frigorifero, una lavatrice? Quando si rompono non vale neanche la pena aggiustarli. Vengono fatti apposta, vengono programmati proprio perché non durino. Niente deve durare. Fin quando si tratta della lavatrice, del frigorifero, passi pure. Ma non devono durare neanche le relazioni umane. Quanto dura una relazione di amicizia? Quanto dura un matrimonio? Quanto dura una relazione di coppia? La cultura del provvisorio. E non si risparmia, è vero che oggi con la spending review e con la crisi economica che stiamo vivendo, figuriamoci il risparmio, ma non c'è la cultura del risparmio, non c'è la concezione di durata, il risparmio, mettere qualcosa da parte per il futuro. Una volta si metteva da parte qualcosa per le figlie, donne che si dovevano sposare, corredo. Ricordo negli anni della mia infanzia, ma adesso che corredo e che risparmio, tutto deve essere consumato oggi, adesso, tutto e subito. Ecco, questa è la realtà dei nostri tempi, questa concezione, diciamo, di crisi della speranza. Siamo appiattiti nel presente. La parola chiave è adesso, carpe diem. Ha detto un autore molto bello: non c'è tempo per i pellegrini. Sapete che in genere si fa distinzione. Noi siamo, come cristiani, diciamo, noi siamo pellegrini. La nostra vita è un pellegrinaggio, la storia è un cammino, la nostra vita è un cammino. Com'è bella quel canto delle nostre assemblee, il tuo popolo in cammino. Ma dice quest'autore, oggi predomina il turista, la concezione del turista. Chi è il turista? Chi va, vede, visita, consuma e getta. Ecco, siamo turisti, non pellegrini, siamo vagabondi, i nomadi, quelli che camminano senza sapere dove andare, camminare per camminare. Il pellegrino no. I pellegrini, a differenza dei turisti e dei nomadi, camminano sì insieme agli altri, ma verso una meta, sanno dove stanno andando. Camminano verso un obiettivo, verso un punto finale. E invece noi viviamo oggi questa crisi del futuro, questa crisi della speranza. Lo dice molto bene, sentite, un autore di qualche secolo fa, un grande cristiano, un filosofo, Kierkegaard, era danese. Sentite questo apologo, è del 1845, 1845, ma veramente profetico, sembra di sentirlo oggi. Dice così: oggi la nave è ormai in mano al cuoco di bordo e le parole che trasmette il megafono del comandante non riguardano più la rotta da seguire, che non interessa più a nessuno, ma il megafono del comandante trasmette quello che mangeremo domani, quel che mangeremo domani. La nave è in mano al cuoco di bordo, non interessa più la rotta da seguire, non interessa dove stiamo andando, dove andremo, ma interessa ciò che mangiamo oggi, domani. Aprite la televisione, non sono un grande frequentatore dei programmi televisivi, ma qualche volta che la apro vedo continui programmi di cuochi e cuoche, dalla mattina alla sera, solo mangiare e mangiare. E qualche programma culturale più significativo viene relegato in orari inopportuni, in tarda serata, ma i cuochi no, i programmi che trattano di cucina, quelli no. La nave è ormai in mano al cuoco di bordo e le parole che trasmette il megafono del comandante non riguardano più la rotta da seguire, ma quello che mangeremo domani. Andiamo alla conclusione. Quale spiritualità ci viene chiesta? Quali atteggiamenti ci vengono chiesti in
in un tempo di crisi della speranza. A Dio piacendo, nella catechesi di lunedì prossimo mi fermerò tutto sulla speranza. Possiamo sperare? La nostra speranza è fondata? O è secondo il proverbio popolare che dice che chi di speranza vive, disperato muore? La nostra speranza è affidabile? È una speranza affidabile? Questo lo rimando, a Dio piacendo, alla prossima catechesi. Vorrei chiudere con due atteggiamenti che il tempo di Avvento ci chiede e che io invito me e voi a coltivare. L'Avvento è il tempo del desiderio. L'Avvento c'è per attivare in noi il desiderio, desiderare, mantenere acceso il desiderio. Il grande Agostino, e non può passare questa catechesi senza citare Agostino, che è stato detto il grande dottore del desiderio. Il nostro cuore è inquieto, Signore, non trova pace fino a quando non riposa in te. Dice così Agostino: la vita è una ginnastica del desiderio. Molto bella questa espressione di Agostino. Cioè, Agostino dice così: tu immagina di avere un sacco che deve essere riempito. E col desiderio è come se tu allargassi questo sacco. E più grande sarà questo sacco, più capiente sarà, perché l'hai alimentato col tuo desiderio, allora più grande sarà il dono, più grande sarà l'attesa, il desiderio, più grande tu percepirai il dono che verrà del Signore. In questo consiste la nostra vita, esercitarci col desiderio. Dio con l'attesa allarga il nostro desiderio. C'è un bel salmo che dice: svegliatevi, arpe eccetera. Voglio svegliare l'aurora, quanto sentinella, quanto manca della notte. Il Piccolo Principe, che è il libro che io consiglio sempre, dopo la Bibbia viene Il Piccolo Principe, fallo leggere soprattutto ai ragazzi, ai bambini, perché è molto istruttivo. Nel Piccolo Principe si dice così, sentite: se tu vuoi costruire una nave, non chiamare chi porta la legna, non distribuire compiti, non darti da fare a preparare il materiale, ma suscita la nostalgia del mare, il desiderio del mare. Poi il resto verrà da sé. Quando tu hai suscitato il desiderio del mare, allora quello si darà da fare per costruire una nave, una barca. Suscita la nostalgia del mare, il desiderio. Vi auguro di coltivare in questo tempo di Avvento, di svegliarsi e di desiderare. Fate sogni, facciamo sogni, desiderate, desideriamo. Vi auguro di avere fame, di avere appetito. Possiate avere fame, possiate essere affamati. Io posso anche preparare una tavola imbandita, ma se uno non ha fame, o è anoressico, non ha appetito, è sazio. Ecco la spiegazione più vera della parola ricco nella Bibbia. Chi è il ricco? A parte chi possiede soldi, il ricco è chi è sazio, chi è sicuro di sé, chi non si attende più niente. L'attesa è tipica dei poveri. Chi è che invoca? Chi è che attende? Chi non possiede? Chi è povero? Il ricco è soddisfatto. Beati gli inquieti, beati gli insoddisfatti. Più c'è il desiderio, più la vita acquista un grande gusto. Ricordate quando eravamo piccoli e i nostri genitori ci parlavano della Befana 3 mesi prima, dicevano: se fai il bravo verrà la Befana e ti porterà questo. E noi ogni giorno aspettavamo quel 6 gennaio, perché la Befana doveva portarci ciò che avevamo desiderato. Oggi, tutto e subito, regali ogni giorno che durano lo spazio di una giornata,
è venuto meno il desiderio. Dobbiamo accendere il desiderio, perché il desiderio apre la strada alla vita. Quello che è la fame per il cibo è il desiderio per la vita, l'entusiasmo. Come per gustare il cibo tu devi avere fame, così per gustare la vita devi desiderare, deve attivarsi questo desiderio. L'altro atteggiamento del tempo di Avvento è l'invocazione. Ho cominciato questa catechesi con l'antica invocazione delle prime generazioni di cristiane, Maranatà. Ecco, l'atteggiamento dell'invocazione. Il tempo di Avvento è tempo di invocazione. Abbiamo bisogno di te. Proprio ieri, la bellissima prima lettura di Isaia. Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo perduti. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, se tu rompessi i cieli e venissi in mezzo a noi, perché noi siamo perduti, i nostri atti di giustizia sono panno immondo, siamo argilla ai tempi di Isaia e siamo argilla ai tempi della pandemia, siamo argilla. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, svegliati, perché dormi, Signore? Sì, questa è preghiera, non è bestemmia. Dobbiamo abituarci, soprattutto in questo tempo di pandemia, a pregare il Signore così. Signore, ma non ti importa che noi moriamo? Ma svegliati, fa presto, vieni, perché dormi, Signore? Fino a quando mi farai vedere malattie, morti, ingiustizia? Fino a quando dovranno trionfare i furbi, i potenti? Fino a quando? Svegliati, Signore, perché dormi? Tu ci sei necessario. Tempo di Avvento fa nascere in noi il bisogno di salvezza, il bisogno di un Salvatore, sì, sì, che ne dicono i grandi saggi autosufficienti, da soli non possiamo farcela. Deve venire un altro dal di fuori, solo un Dio ci può salvare. Questo virus maledetto ha dimostrato almeno una cosa, la nostra radicale impotenza a salvarci. Non ce la facciamo, neanche la scienza medica sta facendo tutto il possibile, speriamo che al più presto si produca un vaccino, ma stiamo sperimentando la nostra impotenza radicale a salvarci. Abbiamo bisogno di te, tu ci sei necessario. Sì, lo so, voglio fare quest'ultima riflessione, scusate se vi rubo ancora un po' di tempo. Oggi noi non vogliamo avere bisogno. Avere bisogno significa dipendere, riconoscere che noi dipendiamo. Dire a uno ho bisogno di te significa che io dipendo da te, da solo non ce la faccio. Ma noi siamo fieri e gelosi della nostra autonomia, della nostra indipendenza. Cioè, come sapete, sono, come dicevo prima, cultore di questi aspetti della vita che cambia. Pensate per esempio oggi all'esperienza che viene chiamata il selfie. Un tempo, per fare una fotografia, noi stavamo lì, da soli non potevamo farci, a parte una macchina con lo scatto, una macchina fotografica, però si diceva a qualcuno, o a un amico, addirittura a un passante, dice per favore mi fai una foto, perché non potevamo farcela da sola. Oggi no, oggi c'è il selfie. Il selfie ci fa fare da soli la foto. Questa parolina inglese molto importante, che è il self, self-service, self-control, self-made man, l'uomo che si fa, che si è fatto da solo, il fai da te che non è solo un modo di fare il bricolage, ma è cultura, fai da te, non ho bisogno di te, sono autonomo, indipendente. Questo virus, in questo tempo di Avvento, ci fa risvegliare il senso del bisogno. Noi lo invochiamo e diciamo,
abbiamo bisogno di te, tu ci sei necessario. Ed è proprio su questo ultimo punto che vorrei rivolgere insieme a voi questa preghiera bellissima di Paolo VI, oggi santo, che quando era arcivescovo di Milano compose questa poesia preghiera dal titolo Tu ci sei necessario. Tu ci sei necessario, o solo maestro di verità, per conoscere il nostro destino. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire il senso della vita, il concetto del bene e del male. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia e della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza. Tu ci sei necessario, o unico vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dall'angoscia. Tu ci sei necessario, o Cristo, Dio con noi, per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia la nostra via faticosa fino all'incontro ultimo con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli. Tu ci sei necessario. Scopriamo in questo avvento che lui ci è necessario. Ancora oggi, 2020, non è sorpassato, non è superfluo. Tu ci sei necessario. Buonasera amici e amiche, il Signore vi dia pace, l'appuntamento a Dio piacendo è per la seconda catechesi di Avvento, lunedì prossimo, 7 dicembre. Buonasera.